Ben ritrovati e benvenuti ad una nuova puntata di Faccia a Faccia. Continuiamo a conoscere i candidati a sindaco del comune di Bagheria in vista delle elezioni comunali previste per il 28 aprile. Vi ricordo che il format è coprodotto dal sito di informazione locale La Voce di Bagheria e la web tv Futura Vision. Il nostro ospite di oggi è Romina Ielo, che innanzitutto ringrazio per aver accettato il nostro invito, candidata a sindaco per il Movimento 5 Stelle. Come nasce questa candidatura? Questa candidatura nasce chiaramente dalla volontà di portare avanti i progetti amministrativi che sono stati sviluppati in questi cinque anni. Era necessario individuare una persona che conoscesse in qualche modo quelli che sono appunto questi progetti e quella che è la macchina amministrativa, è il gruppo eh, composto dall'amministrazione, dell'amministrazione, degli attori consiglieri comunali e del gruppo degli attivisti locali, è individuata in me questa, questa figura che ho chiaramente accettato eh, di fare questa corsa eh, nella speranza appunto di poter portare avanti il lavoro che è stato svolto fino ad oggi ma soprattutto di raccogliere i frutti di ciò che abbiamo coltivato fino a questo momento come amministrazione. Va detto comunque che le critiche sul Movimento 5 Stelle sono state parecchie, eh, forse molti si aspettavano tantissimo. Eh, possiamo dire per sommi capi quali sono i, i traguardi che avete raggiunto e quello che invece c'è ancora da fare nei prossimi cinque anni? Allora, eh, per sommi capi è molto difficile, io vado a ruota libera rispetto a quello che mi viene in mente, innanzitutto voglio promettere chiaramente che eh, sono perfettamente cosciente che le aspettative erano altissime nei confronti dell'amministrazione attuale, probabilmente eh, anche noi avevamo sottovalutato quello che effettivamente si andava a trovare all'interno del, del comune di Bagheria, che non è eh, cosa da poco, eh, non parlo soltanto chiaramente della situazione debitoria dell'ente, ma in generale rispetto a quella che era tutta l'organizzazione eh, all'interno del, del comune e eh, tutte le varie situazioni pregresse che chiaramente ci siamo trovati ad affrontare eh, penso di poter ascrivere a questa amministrazione il merito di aver finalmente tagliato il cordone umbilicale con, con il Cominres definitivamente e questo che, che se ne dica è un fatto reale e concreto, di essere riusciti Nonostante i, i primi eh, incontri e scontri con gli operatori coinres a instaurare un rapporto che permettesse di fare partire finalmente la raccolta differenziata. Siamo partiti dallo 0%, anzi dico di più: siamo partiti dai roghi di rifiuti per le strade, anche mentre noi eravamo amministrazione, siamo arrivati ad un buon 40% di differenziata, che per una città come Bagheria, che è una città di 54.000 abitanti e non può assolutamente essere paragonata alle città più piccole che ci, ai paesi più piccoli che ci stanno intorno sicuramente è un buon traguardo però mi scusi, eh. 40% significa che su 10 persone 4 hanno fatto una buona raccolta differenziata e sei no, quindi qualcosa che non va ancora c'è. Assolutamente sì, qualcosa che non va ancora c'è, tant'è che eh, rappresentiamo appunto la necessità di portare avanti questo progetto rispetto al percorso che è stato già individuato e che si è portato avanti anche a fronte di una eh, conoscenza che si è sviluppata nel tempo sul tema, su rispetto agli operatori, rispetto ad una progettualità che si è sviluppata che è appunto quella di andare a gestire il servizio attraverso la partecipata del, del comune. E sicuramente cambiare questa, questa rotta delle, metterebbe in difficoltà il, il servizio, mentre invece proseguire rispetto ad una progettualità già esistente che prevede come prossimo step per aiutare ad incentivare la raccolta differenziata anche l'installazione di ecopunti, la realizzazione del CCR che abbiamo progettato e per cui siamo riusciti ad ottenere un finanziamento, Porterà sicuramente il, il comune di Bagheria a dei, delle, dei risultati molto più elevati. Inoltre, vale la pena ricordare il fatto che, proprio perché siamo usciti dal dissesto, eh, siamo riusciti finalmente quest'anno ad introdurre un nuovo regolamento eh, tari che ci permette anche di effettuare degli sgravi e, e di applicare una tariffa puntuale, eh, che possa consentire appunto al cittadino di avere una tariffa basata sul eh, tipo eh, sulla quantità. Di raccolta differenziata che produce e sulla quantità di rifiuti che produce, il che chiaramente rappresenta un incentivo che eh, purtroppo si è potuto mettere in pratica soltanto in questo momento, proprio perché siamo appunto usciti dal distesso e finalmente ci siamo riallineati con i bilanci. Eh, tra i traguardi che eh, sicuramente vanno ascritti a questa amministrazione eh, c'è anche da ehm, mettere eh, il discorso che riguarda l'edilizia scolastica e in particolare eh, un progetto molto, a noi molto caro è quello appunto del Gramsci su cui si è ragionato tantissimo e su cui si è lavorato tantissimo rispetto al eh, salvataggio del finanziamento in questione perché ricordiamoci che eh, è un finanziamento che risale a oltre dieci anni fa, eh, è un prestito che risale a oltre dieci anni fa rispetto ad un progetto che oggi è completamente stravolto ed è completamente cambiato. Un altro sì. traguardo, sì. se mi permetti, eh, che è, è stata la riprogettazione del, dello svincolo, eh, che è, è oggi ad un buon punto perché eh, si sta svolgendo. La gara, credo siano già stati affidati i lavori. Ma non è una cosa che si esce dalla manica oggi per domani, ovviamente. C'è dietro un lavoro che riguarda la convenzione con l'ANAS, che riguarda la progettazione, eh, la riprogettazione del, di tutto lo svincolo, che riguarda le indagini diagnostiche che sono state richieste e che noi abbiamo fatto proprio per portare avanti questo, eh, questa infrastruttura così importante per, per la città. Eh, questi sono sicuramente i tre. Più importanti traguardi raggiunti da questa amministrazione, ma potrei diciamo continuare per una buona oretta. Io volevo parlare il no, tempo <ride> non è moltissimo. Volevo parlare adesso di futuro, quindi di sviluppo, soprattutto sviluppo economico. Qual è la sua strategia in tal senso? Allora, innanzitutto eh, c'è da sottolineare che eh, l'ente locale amministra, il comune non è nelle condizioni di legiferare. però fare, è anche vero che la gente vuole delle risposte. È anche, sì, ok siamo d'accordo, però dobbiamo eh, essere tutti coscienti rispetto a quelle che sono le competenze dei vari enti preposti alle varie amministrazioni. Il comune di Bagheria eh, non ha da un po' di tempo a questa parte individuato una vera attività che è quella pregnante, prevalentemente a Bagheria eh, si svolgono servizi alla persona fondamentalmente, eh, si è sempre discusso rispetto alla possibilità che Bagheria potesse vivere di turismo, io non credo che Bagheria possa vivere di turismo ma sicuramente una buona fetta può essere dedicata a questo tipo di ehm, attività eh, commerciale perché di fatto il turismo è un'attività commerciale eh, noi durante questa amministrazione abbiamo individuato un percorso per poter mettere eh, insieme eh, una mobilità che è stata appunto quello delle strisce blu e eh, nella programmazione c'era per l'appunto eh, di eh, utilizzare i proventi di questo servizio per per andare ad instaurare una mobilità nel territorio, questo è possibile e dopo i primi sei mesi di sperimentazione abbiamo capito che questa cosa si può fare, per cui è un servizio che va posto in essere e che deve essere messo in atto proprio per favorire eh, la vivibilità di Bagheria e poterla rendere veramente una città di servizi che poi è quello che è perché Bagheria eh, sì è accanto a Palermo ma sicuramente come servizi eh, è il primo punto d'approdo di tutti i comuni. Limitrofi, chiaramente. Parliamo di aspera. Cosa prevede il suo, il suo programma relativamente alla frazione? Gli abitanti da anni si sentono sempre messi da parte. Voi cosa pensate di fare? Allora, ASPRA eh, dal mio punto di vista eh, in questo momento sicuramente sta mom vivendo un momento molto difficile a causa della chiusura della, del ponte. Eh, sono in questo momento in, in fase di diagnosi per comprendere se eh, questo ponte può essere riaperto oppure no, se parzialmente oppure no. Per cui, questo è sicuramente eh, uno dei punti fondamentali e una delle risposte. Fondamentali che i cittadini aspettano e da cui bisognerà muovere chiaramente qualsiasi iniziativa eh, rispetto al territorio di Aspra, perché è, è evidente che non possiamo parlare dello sviluppo della frazione se poi la frazione è di fatto è isolata e resta isolata. Noi abbiamo pensato eventualmente ad una soluzione alternativa e eh, una battaglia che sicuramente ci vogliamo intestare è quella di andare a discutere con la soprintendenza per rivedere la Monti, che è stata esclusa almeno una, di cui una parte è stata esclusa dal PRG. Un'ultima domanda per quale motivo i bagheresi il 28 aprile dovrebbero votarla? Io credo che i bagheresi dovrebbero votare il Movimento 5 Stelle non Romina Ielle innanzitutto perché eh, bisogna dare continuità alle azioni amministrative che sono state poste in essere e eh, non credo che per cambiare bagheria bastino 5 anni, non sono assolutamente sufficienti e forse non saranno sufficienti neanche dieci anni per cambiare Bagheria. Di questo penso che tutti i candidati dovrebbero esserne perfettamente coscienti perché i cambiamenti non si ottengono dall'oggi al domani e perché eh, interrompere dei percorsi sicuramente non facilita eh, le iniziative anche dei, dei singoli candidati. E in ogni caso quello che io mi auguro, a prescindere da quello che, ci sarà il 28, da quello che uscirà dalle urne il 28 aprile, è che tutta una serie di progettazioni di percorsi che sono stati avviati non vengano troncati e non vengano completamente stravolti, perché di fatto tutti siamo convinti, noi siamo convinti che c'è del buono in questa progettazione che è stata fatta. Va bene, ringraziamo Romina Iello, grazie a tutti per averci seguito e arrivederci alla prossima puntata.